Comunque lavoro sul resto con un documentario come diciamo l'uomo d'occhio, proprio un disegno davvero, come li chiamo io, un diario di Ulisse. Allora, c'è, siccome io abito in campagna verso tra Carovigno Studi, c'è un centro di accoglienza, un albergo che se non fosse per gli immigrati sarebbe, perché sarebbe, non lavorerebbe tutto l'anno, quindi sono 500 persone che pagano, lo Stato che paga e favorisce anche l'albergo alla sopravvivenza, che sono 500 posti, che se no altrimenti chi va adesso ogni giorno in vacanza, in campagna per tutto l'anno? Cioè nessuno. Però qui io mi sono proposto, cioè mi sono proprio forzato di andare incontro e di conoscere, di portare a casa in campagna un paio di ragazzi una alla volta e di diverse nazionalità, uno in particolare della Costa d'Avorio che ho fatto venire perché avevo bisogno di aiuto in campagna. E lui è entrato in casa, gli ho fatto il caffè, era molto emozionato, fissava un po' la situazione, era un po' bloccato. Poi noi abbiamo lavorato e ho trovato casa sua. Dopo 3 giorni mi ha chiamato, tutto agitato, che cosa dovevo parlare, sono stato male, che è successo, via, parliamo. Aveva l'herpes intorno alle labbra, ma che cosa, dimmi, cosa è successo? Guarda, sono stato male, ho avuto disordinanze così, è strano, però... Per me è stato emozionante entrare per la prima volta nella casa di un italiano. Questa persona è nata a 24 anni, persona di cioè non è, diciamo, e ci fanno paura e noi facciamo anche paura in qualche modo. Quindi cioè, riflettiamo su questo e cerchiamo veramente di forzare, se loro hanno paura, anche noi abbiamo paura, un incontro, perché qui tra di noi ci devono essere. I cinesi ci devono, perché non dobbiamo creare divisioni, perché andiamo verso il baratro se ci sono divisioni tra culture. Quindi lo spostamento è importante, dobbiamo vivere l'identità diversa ma insieme, perché questa è la cosa, tutti lo sanno, però la pratica è che siamo verso una sorta di fascismo globalizzato, anche del consumo. Vabbè, lasciamo stare, adesso parliamo del consumo. Grazie. Non fare politica. Ancora perché hai fatto una domanda molto interessante. No, perché... Ah no, effettivamente è interessante anche... Così... E come è stato, cioè come essere diretti da... Cioè, se tu mi lasci... Sì. Beh, allora la cosa bella è lavorare con interregisti diversi, che ognuno ha il suo modo di interagire con gli attori. Alcuni ti obbligano a fare esattamente quello che loro vogliono e poi tu diventi una sorta di... macchina, che comunque è anche giusto, se cioè ci sta, fare l'attore significa anche questo. E Cosimo è, ha una testa molto, molto particolare, che lavora in un modo molto personale, quindi è capitato che lui magari ci volesse portare verso una cosa che per lui era molto chiara, molto precisa e a noi magari potesse sfuggire. E, però in realtà poi io lavorando ho capito che vale la pena di perdere tanto tempo a cercare di capire esattamente cosa vuole il regista, perché alla fine la visione unitaria che c'è dietro è la cosa più importante, quindi piuttosto che mettere, cioè, importi tu attore di mettere la tua visione, è sempre meglio affidarsi al regista, però così era molto, molto aperto con noi attori, quindi è stato bello. Capivate tutto delle indicazioni che vi dava, era chiaro quando dava l'indicazione? Cosa vuoi che dica? No, certo, tante volte è capitato che ci dava un'indicazione di guardarci tra di noi e chiedere, cioè, hai capito? Cioè, più o meno una... No, perché è un film, ma soprattutto il film e la sceneggiatura non è che aiutassero molto in questo senso, chi ha visto il film no, capisce che... Può capire che il film viaggia su un livello molto poco terreno e pratico, quindi anche per noi attori era un po' la stessa cosa, cioè magari uno guarda il film e alla fine del film dice ok, che cosa ho appena visto? E per me, no, uno si chiede, anche io quando ho letto la sceneggiatura, ho detto ok, che cosa ho appena letto? Però è bello che sia così, cioè è bello che un film ti lasci delle domande, piuttosto che... Martina, vuol dire qualcosa? La voce femminile, sì. Sì. Allora, vorrei dire, cioè, per me il lavoro con Cosimo è stato nuovo, perché c'è da dire che Cosimo, prima di iniziare le riprese del film, comunque ci ha fatti incontrare, abbiamo fatto tutto un lavoro proprio a tavolino con lui, abbiamo letto il copione,
abbiamo analizzato insieme i personaggi e comunque lui è stato molto aperto nei nostri confronti. Nel senso, per esempio a me, che interpreto Laura, chiedeva appunto: Martina, tu cosa vedi di Laura? Perché secondo me l'idea del personaggio è questa, però a te cosa arriva anche per Ettore, ha fatto la stessa cosa per Valentina, per Andrea, quindi ognuno di noi comunque poi messo anche un po' la propria arte dentro il personaggio, non c'era un'imposizione registica. E spero veramente di lavorare ancora così, perché ho avuto la libertà di, in quanto attrice, di creare un personaggio.